sono battaglie giuste, diciamo cose di buon senso. Diciamo che la regione Lombardia, che ha il 13% di immigrati contro una media italiana dell'8%, non può accoglierne di più. Diciamo che la regione Lombardia, che ha già, è la terza regione in Italia come numero di immigrati, quelli che sono sbarcati, mandati qua, prima di averne altri, le altre regioni che ne hanno meno fanno il piacere di prenderli questi qua. Io ho detto queste cose, apriti cielo, ho detto cose di buon senso, condivise, ma che come governatore ho il dovere, oltre che il diritto, di far presente al governo. È l'ipocrisia di questa sinistra buonista che vive su negli attici con l'aria condizionata, lontana da quello che succede davvero nella realtà. È questa sinistra cialtrona e pelosa che continua ad attaccarmi, ma chi se ne frega? Ieri è venuto Renzi a Milano perché abbiamo fatto una cosa in Regione Lombardia e appena mi ha visto non mi ha detto ah come vanno le cose, i sindaci, le strade, no, mi ha detto ma non devi dire queste cose sull'immigrazione. E io gli ho detto guarda che sei tu che stai dicendo cazzate. Ma chi ti consiglia? Ma come fai a dire do la deroga al patto di stabilità ai sindaci che accolgono i clandestini? Che cos'è il patto di stabilità? È una regola che lui, quando era sindaco, chiamava patto di stupidità, perché costringe i nostri sindaci che hanno i soldi in cassa a non spenderli, non gli consente di spendere i soldi che loro hanno in cassa, non facendo debito, ma governando bene. A fine anno hai lì dei soldi che non hai speso perché hai risparmiato, non puoi spenderli, devi darli a Roma, che li dà ovviamente sappiamo a chi e sappiamo dove. Per questa regola strampalata i sindaci non possono neanche pagare i fornitori, le aziende, le nostre aziende, i nostri imprenditori che danno beni e servizi ai comuni, e purtroppo anche in Lombardia tanti sono falliti per colpa del patto di stabilità. Allora che Renzi venga e dica invece che ti consento di pagare i fornitori, di pagare le imprese, di salvare posti di lavoro, gli dai soldi se per i clandestini invece che per i nostri imprenditori, a me pare una cosa, uso un francesismo, una pirlata, una stronzata, anzi peggio ancora, mi pare davvero un'offesa per noi. Renzi dai soldi ai clandestini. Io faccio il contrario, do i soldi ai sindaci per darli ai lombardi, non ai clandestini. E così farò. E così farò. Io sono partito dicendo penalizzerò i sindaci che accolgono i clandestini. Va bene, sono stato accusato, non si può fare la Costituzione e tutte queste palle qua. Io do, non do i soldi a chi, non tolgo i soldi a chi dà spazio ai clandestini, ma premierò i nostri sindaci che dicono no ad accogliere i clandestini e darò loro i soldi per darli ai cittadini lombardi in difficoltà. Posso farlo, sì, è la Costituzione che me lo dice. È la Costituzione, fa bravo, dai. È la Costituzione che me lo dice, no? E quindi tutti questi fenomeni che dicono che non posso dire le cose che dico. Io ho detto basta
profughi, basta clandestini, apriti cielo. Un mese fa la governatrice del Friuli Venezia Giulia del PD ha detto le stesse cose e il Ministero dell'Interno cosa ha detto? Va bene, li manderemo in altre regioni. E perché lei può dire queste cose e se le dico io sono un becero razzista? Punto di domanda. Mi faccio impressionare da quello che dicono questi fenomeni o da quello che scrivono i giornali, figuratevi. Ho fatto il ministro dell'interno, ho combattuto la mafia, figuratevi se questi quattro pirla mi impressionano. La sicurezza è il nostro punto di riferimento, la sicurezza dei cittadini. Che vuol dire sicurezza, poter girare senza aver il timore di incontrare uno che con un macete ti taglia un braccio, un'altra roba che... E la sicurezza anche economica per i nostri anziani, per i giovani, trovare un lavoro, per chi vuole mettere su famiglia e non ha i soldi per pagare l'affitto. Così io voglio spendere i soldi dei lombardi, non per i clandestini. E allora, ieri per esempio ho detto un altro no alla prefettura. La prefettura di Milano che ho chiamato in causa per risolvere una roba che in un paese civile non c'è. Il campo profughi, diciamo così, della stazione centrale. Cioè, voi andate in stazione centrale a Milano, la stazione principale di Milano, la porta d'ingresso per Expo e vedete lì un bivacco di clandestini, di persone. Ma com'è possibile, io dico? Chi se ne deve occupare? Il Ministero dell'Interno attraverso la prefettura. E perché non lo fa? Boh, punto di domanda. Allora ho chiamato il prefetto e ho detto: fai subito una riunione urgente del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, perché quelli vanno portati via da lì, non si può lasciare un bivacco nella stazione centrale di Milano. L'ha fatto il comitato ed è venuto a chiedermi di dare le tende da mettere lì nel piazzale della stazione centrale. Ha detto: ma siamo matti? Io ho detto di no, io non ti do le tende, perché non puoi piazzare una tendopoli, io non voglio tendopoli in Lombardia per i clandestini, non voglio tendopoli. Bravo. Questi devono essere presi e rimandati a casa loro. Mi si dice: sì, ma tu protesti, ma qual è la cosa da fare? Esattamente quello che avevo fatto io da ministro dell'interno quando ci fu la crisi nel 2011, perché l'Europa andò a bombardare la Libia, vi ricordate? Ne scapparono 40.000 in 5 mesi, adesso siamo oltre 200.000. Ma quei 40.000 furono un'emergenza, e come io la gestii? Certo, mettendoli in giro perché erano arrivati, ma soprattutto lavorando per fermare i flussi. E a luglio del 2011 non partiva più nessuno dalla Libia, perché io ero andato giù e li avevo fermati. Questo deve fare il governo. E la soluzione c'è: le Nazioni Unite, l'Europa ci prende a pesci in faccia. E io mi chiedo: ma che senso ha continuare a rimanere in questa Europa pagando miliardi di euro se poi ogni richiesta che fa il governo ci prende una pesce in faccia? Ma le Nazioni Unite devono fare una cosa che finora non hanno fatto. Mandano i caschi blu a fare la guerra nelle operazioni di cosiddetto peacekeeping, mantenere la pace, senza chiedere l'autorizzazione del governo di quel paese. Qui c'è la più grande emergenza umanitaria degli ultimi secoli, 500.000 clandestini in Libia pronti a partire, 500.000. Le Nazioni Unite devono fare una sola cosa:
mandare i caschi blu lì, fare lì i campi profughi in Libia e tenerli lì e non farli più partire. Non fare le Nazioni Unite, se non capiscono. Io l'avevo fatto nel 2011 e i risultati si vedono. Le polemiche non mi interessano. Io sfido il governo, sfido il ministro dell'interno attuale a fare quello che io avevo fatto, cioè andare in Tunisia, in Libia, in Egitto, in Turchia, fare accordi con i governi per fermarli, e se non ci sono governi che fanno gli accordi, mandare i caschi blu e fare lì i campi profughi. Questa è l'unica soluzione. Concludo. Ho mandato una lettera ai prefetti, anzi due. La prima per dire non mandatene più che siamo al completo. L'albergo Lombardia è al completo, basta. La seconda per dire comunque se qualcuno da Roma li manda, io voglio saperlo come Regione Lombardia. Voglio sapere quando arrivano dove li mettete, dove pensate di metterli, perché se pensate di usare qualche struttura abbandonata, una vecchia caserma, una vecchia scuola, beh, io ho il dovere di mandare l'ASL a vedere se ci sono le condizioni minime igienico-sanitarie e se non ci sono lì non li mettete. È una battaglia giusta quella che facciamo, non facciamoci impressionare dai titoli dei giornali, abbiamo ragione. L'Inghilterra, Cameron, dice le stesse cose che dice la Lega, gli altri paesi europei dicono le stesse cose che dice la Lega, è solo questa sinistra cialtrona che dice il contrario, ma lo fa solo per attaccarci. Bene, ben venga, continuate così, Renzi, continuate così, sinistra, alla fine vedremo chi la vince, e chi la vince sarà la Lega. Grazie a tutti.